Buongiorno, un flash solo per riflettere su una cosa. Allora, Simone Spezia, Radio 24, dice che ci sono persone o politici, adesso non so, non ho neanche ascoltato bene, che spingono per il vaccino Sputnik. E Spezia dice, ma lo Sputnik non ha dato alcun dato, cioè nessuno sa lo Sputnik in realtà. Come fatto e cosa e come funziona, per dirla, nel senso che non è stato dato alcun dato, tantomeno all'EMA. Quindi basta parlare di questo Sputnik perché l'EMA, per dare l'ok condizionato in via di emergenza AstraZeneca, Pfizer, eccetera, ha dovuto avere i dati del produttore. Allora io mi chiedo dove sta la difficoltà. Proprio il passaggio mentale nel soffermarsi sul significato della parola autorizzazione in via di emergenza. O meglio, siccome gli stessi giornalisti parlano di approvazione in via di emergenza, sotto condizione per l'analisi dei dati che dovranno arrivare e tutto quello che sappiamo, come mai a nessuno viene il dubbio di dire: oh, ma questa non è un'autorizzazione come le altre, è un'autorizzazione in via di emergenza e se lo è perché ci sono delle condizioni. E torniamo sempre a bomba, che è: allora non si può obbligare qualcuno a mettere in gioco la propria salute in nome della salute collettiva, cioè il martirio come concetto non esiste. Chi vuole farsi questo vaccino se lo faccia. Chi non lo vuole fare e vuole attendere che ci sia una valutazione della sicurezza e dell'efficacia su larga scala, ne ha pienamente diritto. Invece qui si continua a parlare di passaporto vaccinale, ma andate dove minchia volete e poi restateci anche dove siete andati, ma non si può assolutamente imporre a qualcuno che dice: me lo stai dicendo tu che ha approvato in via d'emergenza, tu mi stai dicendo che non sai quali sono gli effetti e niente. Poi si parla dello Sputnik e allora lì si dice: eh no, però questo non siamo sicuri di che cosa, perché qualche folle che c'è dice: ah no, io voglio quello Sputnik perché mi piace la parola Sputnik, probabilmente gli ricorda gli allunaggi. Non funziona così. E niente, quindi io stamattina sento questo che dice, tra l'altro Spezia è un giornalista di cui ho grande stima e lui stesso lo dice, però non gli si accende la lampadina di dire: ok, è in via condizionata, è un'approvazione in via di emergenza, come se io fossi a dover attraversare un fiume in piena, rischio di essere travolta dall'acqua e vado su un ponticello dove mi dicono: guarda, questo non ha tutti i criteri. Non c'è l'ingegnere che ha firmato il progetto. Dovrebbe tenere su l'alternativa che se tu stai qua rischi di essere presa dall'acqua, prova ad andare di là su questo ponticello costruito così. Non si può obbligare le persone, c'è chi può dire: ok, io mi assumo il rischio di essere travolto dall'acqua, e c'è chi può dire: io mi assumo il rischio di cadere dal ponticello che crolla. Ma bisogna dirsi le cose in faccia, eh? E che palle!